È stato firmato questa mattina presso la città metropolitana di Napoli il protocollo d'intesa per la realizzazione del progetto Itinerari d'arte nell'area del Miglio d'Oro, il liceo musicali e coreutici tra storie, identità e territori. Il progetto tende a valorizzare il patrimonio archeologico, storico ed artistico dell'area metropolitana attraverso l'arte della musica, rendendolo maggiormente fruibile in atmosfere coinvolgenti e suggestive. Impegnate nel progetto la Fondazione Teatro San Carlo, la Fondazione Teatro Trianon Viviani, la Fondazione Cives che gestisce il MAV di Ercolano, il Parco Archeologico di Ercolano, il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II, la cui sede è nella Reggia di Portici, il Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella e i licei musicali e coreutici dell'area metropolitana di Napoli. Ideatori, promotori e protagonisti di questo protocollo, grazie all'opera mia personale e del consigliere Michele Maddaloni in particolare, abbiamo messo insieme alcune tra le principali istituzioni culturali della città di Napoli e della città metropolitana, molti istituti scolastici per mettere insieme arte, identità, cultura, musica nel percorso del Miglio d'Oro, con tante iniziative che incroceranno la musica, grazie al protagonismo e al talento delle ragazze e ragazzi degli istituti scolastici, con dei luoghi della storia dei nostri territori. Pensiamo che significa fare dei concerti all'interno degli scavi di Ercolano o piuttosto di Pompei, mettere insieme istituti scolastici con la loro musica e i talenti dei professionisti del Conservatorio o del San Carlo. Quindi ancora una volta dimostriamo che la città metropolitana è in prima linea per cultura, sviluppo e rilancio dei nostri territori. Vogliamo portare avanti questo progetto di integrazione e anche di collaborazione fra i grandi attrattori culturali, quindi San Carlo, il Trianon, con la collaborazione degli istituti musicali, quindi il territorio, gli scavi di Ercolano, Oplontis, Pompei, speriamo, e Facoltà di Agraria, quindi la Reggia di Portici, cioè tutto quello che diciamo i luoghi della cultura messi insieme sotto anche come dire, la guida del Conservatorio, che dà un particolare aiuto a questo progetto musicale con gli 11 licei musicali per rilanciare queste aree bellissime del nostro territorio, non solo il Miglio d'Oro diciamo, ma l'intera area della costiera, quindi da Pietrassa potremmo partire, quindi quasi confine con Napoli, con fino a Torre Annunziata, fino a Castellammare e l'area di riserva UNESCO, l'area che esprime tre siti UNESCO che a parte Pompei hanno e necessitano di una massima valorizzazione, ma soprattutto di fare in modo che i ragazzi attraverso questi siti possano anche esprimere la loro capacità e quelle che sono le loro competenze musicali.